Buongiorno a tutti, sono Task del liceo Le Filandiere. Si è citato ora il progetto che riguarda le pietre d'inciampo e presento appunto questo progetto. È un'iniziativa promossa dal comune di San Vito che vede coinvolte le due scuole, il Sarpi e il liceo Le Filandiere, nell'avvio di una iniziativa che vuole commemorare le vittime sanvitesi delle persecuzioni nazi-fasciste con la posa delle pietre d'inciampo. Si tratta di una iniziativa di un artista tedesco che dal 1992 ha iniziato a commemorare prima in Germania e poi negli altri paesi d'Europa le vittime appunto con la posa di queste pietre, questi cubi in cui si riporta il nome e l'epoca, il momento in cui ha subito la sorte che gli è toccata, appunto la vittima delle persecuzioni. Attualmente ci sono in Europa 70.000 pietre d'inciampo deposte, molte anche in Italia, ed è una iniziativa che permette di da un lato riguardare indietro al passato, mantenere viva la memoria, dall'altro trasmetterla al futuro, a chi verrà dopo di noi. In questa iniziativa la scuola è presente con appunto una iniziativa condivisa, mista, che ci vede lavorare insieme con molto orgoglio e partiremo appunto con le vittime della strage che avvenne, come è stato detto prima, il 26 aprile 1945 proprio in questo luogo. Accolgo con commozione anche i parenti delle vittime della strage che avvenne qui. Saluto tutti lasciando la parola a uno del gruppo di studenti che partecipano, Leonardo del Sarpi, che dirà un po' l'aspetto loro, di quello come loro vivono questo progetto. Grazie a tutti.